al primo girone il primo classificato va direttamente alla puntata successiva, l'ultimo classificato del primo girone è immediatamente eliminato. Al secondo classificato è data la possibilità di accedere anche lui in seconda puntata se supera 3 step. Gli organi giudicanti saranno il televoto, la giuria e la VAR, oltre che i professori che ci sono. La giuria è formata da 3 elementi. Uno è un tecnico che è Gabri Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più la presenza di Tommaso Paradiso. Il primo girone i ragazzi cantanti duetteranno, gli ospiti della prima puntata sono Gali, Amoroso, Emma, Ax, Herman Meta ed Elisa. Ho preso spunto, poi ci sarà un secondo girone dove vale ancora prima classifica, seconda classifica, e l'ultimo classificato va in una zona, si chiamerà zona rossa. Un terzo girone dove solo primo classificato andrà in seconda puntata, e all'ultimo, per stabilire l'eliminato definitivamente, ci sarà un effetto domino, cioè uno contro l'altro fino a che l'ultimo rimane e se ne deve andare. Televoto, dove per esempio Russo diventa secondo, da un lato sia anche legittimo, perché comunque sia sarebbe ingiusto una gara che rappresenti tutta la musica italiana con alcuni concorrenti che hanno avuto una gran visibilità rispetto ad altri artisti che magari sono di pari valore, superiore valore, ma non hanno avuto quella visibilità perché non hanno partecipato a un talent, e quindi significava mettere tutti nella medesima situazione. Il fatto che X Factor piuttosto che altri talent musicali non abbiano accesso come altre volte può dipendere dal casting. C'è un nuovo spazio che si chiama web, dove i ragazzi possono andare e dove le visualizzazioni contano per loro, no? E in questo senso è un altro piccolo talent se lo fanno da soli lì e capiscono se il pezzo funziona, e quindi forse si presentano meno ai talent, oppure ci sono tanti talent e quindi poi dopo un po' il genere si esautora. Tutto qua.